La religione plasma persone, la scuola plasma persone, è corretto? Sni! Tutte le persone sono plasmate, tutti veniamo plasmati, è necessario essere plasmati se vogliamo vivere in società, altrimenti andiamo sui monti. Però la scuola, ad esempio, può plasmarti al rispetto e al contempo la libertà di pensiero. Che è l'inghippo dove tutti i discorsi ma allora posso dire la N-word, è il discorso, non voglio impiccare Pio e Amedeo, no? Però io il loro discorso l'ho sentito, secondo me era anche, era satirico, era potenzialmente anche a suo modo innocente, forse un po' ignorante, ma... mi riferisco piuttosto a chi ha preso quel discorso. Per chi non lo sapesse, penso sulla Rai un po' di tempo fa, in quello che alla fine era uno sketch, Pio e Amedeo sostenevano che l'insulto non sta nella parola ma nell'intenzione, e quindi sdoganavano la F-word, la N-word e tutte quelle word che non posso dire qua. Il loro discorso, che secondo me poteva essere anche uno spunto critico interessante se magari fosse stato espresso in una maniera più corretta anche a livello tecnico, è stato poi preso da molti come un andiamo contro il politically correct. È vero, io posso pensare quello che voglio perché non c'è più la libertà di pensiero. Sni, cioè, noi, la nostra etica si fonda su due concetti fondamentali. Uno è la libertà e l'altro è il rispetto. L'etica che si è sempre proposta è stata, banalmente, una delle etiche più celebri, soprattutto a livello popolare, è, lo saprete benissimo, sei libero finché non calpesti la libertà degli altri, no? Quindi sei libero a condizione che tu non vai a osteggiare la libertà altrui. E quello che sta facendo adesso il politicamente corretto, che non mi piace molto spesso chiamare così, a volte esagera, però insomma, sono in genere d'accordo col politicamente corretto, in genere, poi a volte esagera. Quello che ha fatto è, benissimo, estendiamo questa etica al linguaggio. Quindi, alcune parole che hanno un significato storico che può offendere le persone, specie quelle che non conosci, perché poi in contesti amicali ognuno fa la bega che vuole, non le dici perché, benché esista la libertà di pensiero, esiste anche la necessità di rispettare le persone. E dalla Seconda Guerra Mondiale a questa parte, lentamente ci si è sempre più convinti, a mio avviso ha ragione, che sia deprecabile anche il pensare che le persone non abbiano, che anche avere pensieri fascisteggianti, ok? Figurati l'esprimerli. E io sono relativamente d'accordo. Cioè, non da chiamarla psicopolizia, magari il pensiero no, puoi anche tenertelo, ma io sono d'accordo che ci sono pensieri che vanno combattuti perché mancano di rispetto alle persone, e ci sono anche determinati modi di esprimersi che, in virtù di questo principio, è giusto censurare. Poi occhio, cioè, io con i miei amici che appartengono a determinate minoranze, essendo miei amici, so cosa posso permettermi, so cosa non posso permettermi e vengo capito. In pubblico è diverso. Ho divagato. Però siamo finiti sul discorso soggettività-oggettività, che valeva la pena, secondo me, toccare in questo ambito. Non saremmo mai oggettivi ok, c'è un no di troppo. Se non nel campo preciso tipo della matematica, lì è oggettivo che 2 più 2 faccia 4. Qualsiasi altro tipo di pensiero o azione è per forza condizionato dalla soggettività. Per questo non ci devono essere casi
per dire di parentele in processi tra giudice possibile e colpevole, come ad esempio noi ragazzi di quarto quinto superiore non possiamo andare a fare la stage in aziende di famiglia perché ovviamente dei parenti non esprimeranno mai pareri oggettivi ma soggettivi. Sì, diciamo che le scienze naturali sono un discorso che non ha molta logica toccare adesso, secondo me. Però sì, no, ho capito cosa intendevi dire, cioè non... E l'oggettività si dà solo nel campo della scienza, sostanzialmente. Che è in realtà il campo della conoscenza materiale, poi dopo in realtà sì. Ma perché, pensaci Kickox, perché nelle scienze si dà l'oggettività? Perché le abbiamo create noi. Perché abbiamo creato noi un luogo dove si desse l'oggettività. La natura non conosce il numero due. La natura non conosce il numero 2. Per la natura un rinoceronte non ha una corna. La natura se ne fotte. Siamo noi che razionalizziamo la natura. Siamo noi che la schematizziamo in figure razionali come può essere il triangolo. Siamo noi che troviamo delle regole. Concretamente il triangolo perfetto non esiste. Hai mai visto un triangolo perfetto in natura? The Oxys non conta. Non si è mai visto. Il fatto che tu ti senti offeso non vuol dire che tu abbia ragione. Vero, grazie. Vediamo se si sente. Tornando l'estate, ti consiglio di portare Genshin Impact. La è molto interessante e ci puoi fare anche teoria. Non è un gioco che mi prende molto, Switch. Onestamente. Grazie per la sub, grazie anche a Patrizio per la sub, grazie Fabix per i 3 mesi. E ci ho pensato a dare un'occhiata a Genshin Impact. Però, boh, di certo non mi viene in mente adesso. E cos'è che... Allora, il fatto che tu ti senti offeso non vuol dire che tu abbia ragione. Vero fino a un certo punto. Vero fino a un certo punto. Cioè, è vero che esistono al mondo le persone permalose. Non è una questione di avere ragione o meno. È una questione di rispettare determinati... di rispettare un sentire delle persone, secondo me. Oh sì! Oh sì! Cinga, oh sì. Grazie per l'abbonamento regalato a Lux27. Tra l'altro è partito Live Train, che in un talk filosofico è un evento cosmico. È un evento cosmico. Io credo che... in generale, nei rapporti sia fondamentale rispettarsi, ok? Non credo che una persona sana di mente possa arrivare a offendersi per delle boiate. Credo che non sia da ergere a valore la permalosità, però credo anche che se un numero rilevante di persone... come dire... esprimono un'esigenza che è anche collettiva di rispetto, quantomeno nel pubblico, perché io ribadisco di avere tanti a parte di fuori da Twitch di utilizzare molte delle parole bannabili in maniera goliardica con i miei amici, ma poi io ho anche alcuni amici che fanno parte di alcune minoranze. E con quelle persone, a seconda di quello che è il mio rapporto con loro, di quella che so più o meno essere la loro suscettibilità, mi posso permettere di usare anche determinate parole che pubblicamente, se venissero queste persone rivolte, risulterebbero un'offesa. Perché ho uno status diverso, perché tra me e quella persona c'è un rapporto diverso, perché quella persona mi conosce, sa che sto scherzando e quant'altro. E ricordatevi che il contesto ha un peso fondamentale nelle parole. Cioè, se io uso la F-word con una mia amica che fa parte di quella minoranza e la uso con una persona per strada che ha determinati atteggiamenti che possono farmi presagire questo crimine incredibile, è diverso, no? È fondamentalmente diverso. Quindi, secondo me, quando sei in pubblico e sai che ci sono persone che possono essere offese, sai che c'è un'esigenza da parte di queste persone
di non essere offese. Diamine, ti costa tanto non utilizzare determinate parole. Poi occhio, cioè, è anche vero che il contesto secondo me la fa da padrone, quindi è stupido prendersela perché nella satira... È stupido prendersela perché nella satira si utilizzano parole forti. La satira è fatta per utilizzare parole forti. Però la satira è un contesto corretto dove usare le parole forti. L'amicizia è un contesto potenzialmente corretto per usare le parole forti. Potenzialmente sarebbe corretto anche questo di contesto, perché sto facendo a mio modo divulgazione. Poi vabbè, evito di dirle perché Twitch, e non si sa mai come la prende. Però esistono i contesti, cazzo, i contesti sono fondamentali. Se conosci una persona omosessuale e dopo 10 minuti inizi a usare la F-word, non può non risultare in un insulto, no? Non può essere paragonabile a se la conosci da 3 anni. È questo quello che... È il problema del politically correct e della critica al politically correct, secondo me, il punto in cui inciampa è questo. Cioè, non si sta criticando l'uso delle parole in sé. Si sta criticando l'uso delle parole in contesti che possono essere fraintesi e che possono far star male determinate persone. Poi... mi vieni a dire che no, non si deve dire, la satira non si deve permettere, a quel punto ti dico no, perché la satira è un contesto adeguato per essere, la satira deve essere forte, la satira deve essere forte, perché la satira è un modo, non si fa mai satira per offendere qualcuno, si fa satira per mostrare tramite un'ironia forte le contraddizioni di un'epoca. Anche lì, quando la gente se ne esce con no, la satira la devi fare contro i potenti, è una cazzata. La satira la si fa contro contro generalmente chiunque, e almeno per quella che io ho sempre inteso come satira, la si fa contro chiunque e la si fa anche in maniera pesante, altrimenti non è satira, è cabaret. Oh, scusatemi, ho picchiato un po' il microfono, perdonatemi. Se sono 1000 le persone ad offendersi, allora è giusto impedire che ciò venga fatto? Se sono 999, allora ignoriamo la sua esigenza? Chi decide che, esempio stupido, i vegani possono offendersi nel vedere gli animali morti nei banchi del supermercato, però non può essere rappresentata una certa scena in un film perché si offende una comunità? La voce di quella comunità. La voce di quella comunità. La legittimità delle sue istanze. Difficilmente un vegano potrà mai arrivare a sentirsi offeso per gli animali, perché fa parte della nostra essenza, della catena alimentare, di quant'altro, almeno nel breve termine. E è la voce della comunità, non serve quantificare le persone, basta avere un minimo di senso per la cosa. Poi io sono d'accordo che il politically correct a volte esagera. Cioè, secondo me, attaccare il discorso di Pio Amedeo perché sdogana l'uso delle parole, allora è irrispettoso, quando magari un po' scadente, però fa della satira, secondo me è sbagliato. Piuttosto, se devi attaccare il discorso, attacca al fatto che è una satira negativa, cioè una satira che mette in luce delle cose che concretamente non esistono, no? Mette in luce delle situazioni sbagliate. È un problema però di satira quello, non di razzismo o di odio, secondo me, no? E adesso non mi viene un altro esempio a riguardo, però se mi sforzo mi viene in mente. Quando tempo fa accadde che venne fuori un polverone perché un arbitro in una squadra di sole persone caucasiche aveva detto ammonisci quello nero, secondo me quello è un po' eccessivo, perché poi dopo, secondo me, se vai a vedere nel concreto,
Le persone si sono chiarite sul posto e via. Anche banalmente, pensate al catcalling. Pensate al catcalling. Ma cazzo, ma sarà legittimo se ci sono delle persone che esprimono una situazione di... Se ci sono delle ragazze che esprimono una situazione di disagio riguardo al sentirsi fischiate per strada per 100.000 motivi che possiamo anche elencare, ma che potenzialmente sono cazzi loro, perché devi dire peddufischi? No, non è peddufischi, porta rispetto. Quanti di voi sono fidanzati? Cioè, ma ci sarà differenza tra il toccare il culo alla propria ragazza e toccare il culo a una ragazza per strada? Sembra così, a me sembra così lampante come discorso, che mi stupisce che le persone non lo capiscano e non lo traslino su altri discorsi. Con la mia mano sono fidanzato. Vabbè. C'è obiettivamente differenza. Così come c'è differenza tra usare la F-word in pubblico e usare la F-word in privato. Nei contesti giusti. Nei contesti giusti. Sono arrivato a parlare di questo, ma stavo parlando completamente d'altro. E comunque, tornando alla giustizia, spero di avervi espresso il mio parere a riguardo. Poi magari lo taglio e lo ricarico anche su Creepy Live, senza questo excursus su discorsi di cui abbiamo già parlato molto. Magari la spezzetto, li ricarico tutti separati. Acqua ce ne ho io, sì, aspettate, arrivo. Rieccoci. Insomma, secondo me il politically correct non deve mai dimenticarsi per cosa è nato. Cioè per cosa nasce, cioè per tutelare il rispetto verso determinate minoranze. Quindi occorre sempre che si ragioni in quest'ottica, si interpreti il contesto e si capisca quando una parola può essere non offensiva dal punto di vista del perché è difficile che uno oggi, succede, però non è semplice che uno oggi usi certe parole come un insulto, coscientemente, con l'intento di offendere. È facile che ci siano delle espressioni che, per 100.000 questioni che non sono generalmente cazzi nostri, possono dare fastidio. Poi il contesto la fa da padrone. Quindi se il contesto è la satira, e la satira non è mai rivolta agli individui, ma è rivolta a dei problemi sociali, allora lì, secondo me, in campo satirico, può essere legittimato l'uso delle parole. Perché è un contesto che non manca di rispetto. Ok? E chi si offende per la satira è suscettibile. E lì, secondo me, la si può capire la differenza, no? D'accordo? Così come in un contesto amicale dove conosco l'altra persona e posso utilizzare una parola consapevole che quella persona non si sentirà mancare di rispetto, e che se anche dovesse succedere che manco di rispetto me lo fa sapere e io dico, vabbè, scusa, via libera le parole. Però qui su Twitch parlo a un pubblico, non tutto magari mi segue. Il fatto che io possa, durante un gameplay di Pokémon, tirare una parola di quelle bannabili potrebbe offendere qualcuno. Anche se il mio intento non è quello di offendere. Poi, secondo me, Twitch dovrebbe imparare il concetto di satira, che non conosce. E che purtroppo lascia in mano la sua opera di moderazione a singoli individui, che proprio perché singoli individui non sempre sono la giustizia, a proposito di giustizia, non sono oggettivi, ma possono essere anche un po' più suscettibili ad alcune tematiche. Vabbè, però questo è un discorso che possiamo anche evitare, secondo me. Io sono del parere che il politically correct sia appunto esagerato, deve essere contestualizzato, come ad esempio tu adesso non puoi nominare certe parole, se no sei bannato.
Non è giusto, non le stai usando per offendere qualcuno, le stai usando per argomentare. Perché, però, Kickox, questo è un contesto. Sono d'accordo. Cioè, questa cosa qua che io non posso dirvi le parole di cui sto parlando, secondo me è un limite. È un limite. Perché se qualcuno adesso, in questo contesto in cui comunque sto spiegando alcune cose, alcuni miei pensieri, che non mancano di rispetto a nessuno, utilizzassi quelle parole lì, e Twitch dovesse bannarmi, e quello sì, è un'estremizzazione del politicamente corretto. Ovvio. Perché lì si innalza a valore la suscettibilità delle persone. Per cui obiettivamente non c'è niente da prendersi male se io parlando di della tratta del triangolo commerciale dello schiavismo utilizzassi il termine tecnico con cui le persone nordafricane, le persone dell'Africa centrale venivano chiamate quando venivano spostate in America a lavorare. No, non posso farlo, e per me è un limite del politicamente corretto, assolutamente è un errore, dovrebbe evitare. Poi Twitch ha anche un altro motivo, cioè Twitch deve anche tutelarsi dagli investitori. Twitch deve anche tutelarsi dagli investitori. E infatti a me il fatto che Twitch faccia il fenomeno, fra tante virgolette, evitando l'utilizzo di qualsiasi parola in maniera indiscriminata, cercando di farla morale addirittura riguardo a questo tipo di parole, mi fa sorridere e arrabbiare da un certo punto di vista, perché lo sappiamo tutti, perché le aziende agiscono in questo modo. Ciao Claudio Perri, grazie per il secondo mese, non si sente il bot. Lo sappiamo tutti perché le aziende agiscono in questo modo. Non credete alla favoletta dell'azienda buona che sostiene i diritti LGBT. Cioè, lo fa, ma non lo fa perché vuole sostenerli. È difficile che lo faccia solo per quello. Lo fa perché fa quello che gli conviene da un punto di vista economico, generalmente. Se domani... Poi, oddio, ci sono aziende anche etiche, eh? Ci sono aziende anche etiche. Però la maggior parte delle aziende portoghese, la maggior parte delle aziende segue i suoi interessi. Sì, Lorenzo, guarda che è difficile non dire le parole quando le pensi, eh? È complesso. Però posso anche dire che il fatto di non poter dire determinate parole è un problema abbastanza relativo. È una cosa su cui secondo me il politically correct dovrebbe fare una riflessione un po' più profonda, sono d'accordo. Però io credo anche che non tolga niente al contesto non dire delle parole. Non tolga niente al messaggio. O almeno non tolga degli elementi così gravi. Quindi secondo me bisogna anche, secondo me, premiare comunque. Bisogna anche vedere il bicchiere mezzo pieno e ricordarsi che comunque questa è una piattaforma che mi permette di venire qui in live e di criticare i suoi operati, e anche abbastanza duramente. Lo fa perché io non conto un cazzo? Magari lo fa perché io non conto un cazzo, però alla luce dei fatti resta un